Ok, dovremmo esserci, vediamo un po', siamo live, yes, perfetto, benvenuti ragazzi a questa diretta dedicata a un gioco del passato, non molto in realtà, ma comunque sia un gioco che ha avuto una certa... come dire, influenza da un altro titolo noto che si chiama appunto God of War. Chi lo conosce bene lo sa. Bando alle ciance, direi di iniziare Dante's Inferno, titolo sviluppato da Visceral Games, dall'ormai defunta Visceral Games. Ci sei, vediamo se ci fai pure. Scherzi a parte, bella giornata, bella risma. Finisco di bermi l'ultimo sorsettino di caffè e poi direi che si può iniziare. Allora, vediamo un pochino. Direi di attivare anche i sottotitoli in modo che così potete leggere bene la live. E via. Allora, calibrazione controller, tutorial, ok. Quindi facciamo un bel inizio partita. Sorso di caffè. E continua. Difficoltà, mettiamo folle, vabbè, e via. E diamo il via a questa live. Lo zuccherino rimasto. Fatemi sapere se si vede, si sente bene, se funziona tutto. Così stiamo sereni e tranquilli. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura Che la che dritta la via. diritta via era smarrita. Ah, che la diritta, scusa. La stessa espressione di me quando cago, va bene? Allora, condividi anche in vediamo. Dei più classici proprio mai visti, meglio che prende spunto da God of War alla casa. Ok, quindi siamo su Xbox One, schiattelliamo un po' di nemici un attimo per recupero la chat ragazzi, e direi che poi ci siamo. Ah, cazzo. Il demone che ti si frega. Non mi fai paura. Cazzarola. Raga, arrivo, Allora, sto arrivando la chat, nel frattempo schivo proiettili come se fosse un domani senza nemmeno guardare la chat. Fantastico. Ok. Rieccomi. Basta. Non
Dante's Inferno, Padre Eterno. C'è un veliero di pirati veramente scaldo. Ah no, non è quello. Vabbè, sta cazzo di... Allora, fanculo, guarda te. Aia. Ha sbrandellato chiunque, si fa pugnalare alle spalle. Questa roba è geniale, fantastica veramente. Fatemi sapere se la live, ragazzi, va bene o vi dà qualche problema, tipo che scatta magari. Penso penso proprio di sì, perché appunto vedo che ogni tanto dà qualche problema. Vieni, affronta l'eternità. Presto si uniranno a te coloro le cui vite hai rovinato. Allora, vediamo un attimo. Non lascerò che i miei peccati corrompano chi amo. Vediamo se abbasso un pochino il bitrate. Ecco. Mortale. Proviamo così. Tu sei mio. Primo boss, vai. Niente, vedo che comunque deve rompere le palle. Aia, cazzo. Si sì, non so che è un po' più morta. Occhio un pochino il programma di OBS per vedere se per caso dovesse saltare la connessione. Poi ad ogni modo, per favore, in chat magari ci siete, mi fate sapere se mi scatta ancora o se adesso va bene. Ok, con questo si ispira. Che cazzo, raga, ha sbaggato. Ti posso credere, guardate che figata. Non ci credo. Ma dai, ha sbaggato. Fantastico, nessuno sconfigge la morte. Sì, ho capito, ma io dove sono finito qui adesso? Posso fare tante cose, ma non quella che voglio. Devo fare abbandonare la partita e devo ricominciare. Vabbè, fantastico, ragazzi. Veramente spettacolo questa cosa. Allora, vabbè, ricominciamo. Vabbè, a questo punto però ricomincio dalla partita che avevo salvato ieri, all'inseguimento di Beatrice dopo aver ucciso la morte e via. Anche perché sennò, cazzo, cos'è? Fa un culo, sbaggatissimo proprio. Fantastico. Vabbè, comunque qui praticamente, dopo che Beatrice, insomma, è stata rapita, arriva Don Chisciotte. Ed eccolo qui. Fantastico, ragazzi, sbaggone proprio. Ricarica, vabbè, funzioni pieni. La bestia mia di paura è il cor compunto.
Aiutami, che ella mi fa tremare le vene ai polsi. Su ciò che è sacro, giuro di rinunciare ai piaceri della carne fino al ritorno da questa nobile crociata. Mi sono data a te perché io so che sarai fedele al nostro amore. Al nostro amore. Mercenari fiorentini, per aver portato la croce a reclamare la Terra Santa, il vostro immacolato padre vi assolve adesso da tutti i vostri peccati! Champagne, vai! Ok. Casca giù, adesso abbiamo anche preso la croce. Ok. Quindi, ok, la croce divina di Beatrice. Qui possiamo dormire i nemici ancora un po'. Con questi li possiamo prendere. Ok. Fanculo, ha sbaggato sto stronzo. Allora, con RT possiamo afferrare i nemici e poi li possiamo condannare o assolvere. Quindi adesso facciamo così e li condanniamo. E poi facciamo così e lo assolvi. Yes. Ok, vedete che dopo lì aumenta il parametro di santità, oppure l'altro era, l'altro era di pietà, mi pare. Esatto. Quindi aspetto così. E chiaramente Dante's Inferno, che se gioco prima è... si legge God of War, praticamente. Quelli vecchi, chiaramente. Però, insomma, nonostante tutto è un titolo fatto veramente bene. A parte i vari bug, insomma. A cui abbiamo potuto pure assistere in precedenza. Comunque, vabbè. Piglia tutto da God of War, anche l'interfaccia, il movimento e tutto il resto. Sì, sì, ma ripeto, è proprio quello. God of War è praticamente stato nei pensieri di Visceral Games, però c'è da dire che hanno fatto comunque muovi LS per andare su e giù, premi A e usa L per saltare, quindi comunque per dire scivolata. Praticamente sì, c'è tutto di God of War qui, però insomma è bello, ce ne fossero stati di più titoli all'altezza, che comunque poi ha anche un suo perché. Perciò ripeto, ci sta la grande. Condanna! Dai che sta arrivando cazzo! Sono morto là dietro come un cazzo di idiota. Vaffanculo. Lo sapevo. Porca merda. Palle, quello perché? Perché invece di condannarlo, quello stronzo, ho voluto assolverlo da ogni peccato. Invece adesso c'è quando tutti. Eccolo lì, ma oggi cazzo i problemi tutti, cavolo. Vaffanculo. Ok, riconnetti i controlli, premi start. E un'altra volta. Oh, ardaglie. Vabbè, facciamo così ragazzi. Oggi veramente non se ne può. Vediamo. Ah, santa pazienza. Ci vuole pazienza, al giorno d'oggi ci vuole pazienza. Nella. Dai, cacca mia amica, adesso va a fanculo.
Dante non c'è. Ok. Vabbè. Ah, fantastico. Ah, ok. Tutto sembra figo, magari uno di questi giorni me lo gioco, tanto fare con un tipico di settore massimo 10. Sì, infatti diciamo la durata è quella, quindi ci sei. Sto giocando veramente di merda, ma va bene così, non importa. Tra bug vari, controller che si disconnettono e... ah, c'è la redenzione piena, quindi posso dargli dentro. E che cazzo però. Salva, no, salvataggio, il seguimento di Beatrice, vabbè, sì, ciao. Poi si scende. E voilà. Una donna mi chiamò di comandar ciò che volea, la pregai. Beatrice, io temo che il mio amico sia smarrito, disse ella. Aiuta Virgilio così che possa venire da me. Io sono Beatrice e quando sarò davanti al mio signore tesserò le tue lodi. Poeta, ti prego, dammi la forza, la salverò da questo destino a qualsiasi costo. Hai trovato un nuovo incantamento, Cammino di Virtù. Vai alla schermata incantamenti per assegnare i pulsanti. Allora, incantamento, sì, tieni premuto LB e premi B, Y, X o A per usare un incantamento. Equipaggio. Ok, vabbè, già equipaggiato di suo, quindi è posto. Usa le fontane viole per ripristinare il mana. Va bene. Incantamento! Pam! Yeah, faccia di merda! Scendi, scendi, vieni, vieni! Dove sei? Dai, eh! Eccolo lì! Cazzo, è un minotauro, quello che è! Cazzo! Oh,
quick time event. Solito. E chi comanda adesso? Io. Allora, vediamo un po', vai. Premi B per sputare fuoco, premi RT per afferrare gli avversari. Afferra l'avversario. Sputa fuoco, cazzo, dai, sputa fuoco. Se magna? Vai, apri la porta. Ogni speranza buona. Allora vediamo un po'. Salva porta dell'inferno, sì. Ok, Virgilio. Andiamo qua giù nel cieco mondo. Lascia paura e codardia da parte. Noi siamo sulle scogliere. Seme al massimo su PS3, non su PS4. Per questa comunque sì, dai, bello. Molto God of War. D'argento. Schiandati. Sì, è passato un broccio, se veramente troppo tempo. Tanto alla fine questo gioco, boh, adesso non ricordo, mi pare fosse del 2010, dico una minchiata, forse anche di più. Scusate!
A soldi! Vai vaffanculo, però. Bam! No. Vieni, vieni! Vaffanculo, però. Ti piace? Sì, sì, eh. No, ma infatti è invecchiato bene, perché graficamente comunque aveva già all'epoca un bel peso, effettivamente. Fa la sua porca figura. Ti piace? Mi piace anche a me. Io. Anche se comunque, lo ricordiamo, era sempre una spanna sotto God of War 3 a livello grafico, proprio, vabbè, anche ludico, chiaramente. God of War è God of War. Cazzo! Poi! Oh! Vacca, dovevo schivare. Possono essere distrutti. Gira, 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 gira. Vaffanculo, dai. Qua c'è qualcosa, lo sapevo, me lo sentivo. Era dietro l'angolo, proprio, non si può dire. Dai Virgilio, dimmi. Quelli che muoiono tutti arrivano qui da ogni paese, ognuno. Il traghetto di Caronte attende color che Dio non temono. Ok. Andiamo a Caronte. Caronte, Caronte. Anche qui. Bueno. Energia. Sbagliato.
Yes. Non trovo colpa in quest'uomo. Ponzio Pilato, cosa faccio? Allora, la sua codardia contribuì a condannare un uomo per i peccati dell'umanità e ora porta il peso di questa colpa nel limbo. Messia, perdonami. Ponzio Pilato, ve lo condanno o lo assolto? Lo assolvo, dai. Ok, questa sorta di... Peccati catturati. No. Good, 720 anime bonus. Sia con voi. E con il tuo spirito. In nomine Patris. Filis e dello Spirito Santo. Libero arbitrio, hai ottenuto il livello di santità 1. Nuove abilità sbloccate a questo livello. Ora la tua croce è più potente. Bueno. Quindi adesso io posso potenziare. Allora. Praticamente la croce. Che significa? Che BBB posso fare 3 volte, ok, quindi acquista il potenziamento. Vai, qua invece non ho abbastanza, perfetto. Va bene. Questa porta va. Su ciò che è sacro. Giuro di rinunciare ai piaceri della carne fino al ritorno da questa nobile crociata. Mi sono data a te perché io so che sarai fedele al nostro amore. Avresti dovuto essere onesto con questa dolce creatura. E invece sarò io. Prendere il premio. Lasciala, lei è innocente. Non per molto. Appartengo a lui ora. Puoi incolpare solo te stesso, crociato. Non meriti una fanciulla tanto fedele e tanto pia. Tanto pia. Vai,
Non sperate mai di vederlo, c'è. Ok, non dispereremo mai. Salva. Pezzi d'argento. E tu partiti da cotesti che son morti. Dov'è Beatrice? Fece lei un patto folle alquanto. Portami da lei la mia vita, l'anima per il suo ritorno! Tu, stolto, già nostre son quelle. Ora l'ultimo passaggio! Pietà, liberati! Che... Cos'è questo luogo? Ho condotto una vita mia! Vediamo chi è qui da condannare o da assolvere. Macabre. Hai trovato una nuova reliquia, remo di Caronte. Abbiamo uno dei primi puzzle del gioco. Tieni il router e bimbo, viene nella direzione in cui puoi spostare l'oggetto per caricare l'oggetto e rilasciarlo. Proprio, proprio tutto, tutto, tutto quello. Ma proprio tutto, tutto, tutto. Infatti, si può fare anche questo. E si spinge. Kratos lo faceva con le gambe. Questo lo fa. Come cazzo lo prendo quello lì sopra? Vediamo un po'. Mi sono voltato, mi avevano avvertito. Quanta follia! La mia musica potrebbe non salvarti. Di un serpente tira via, mia amata. Avanza in silenzio. Ci siamo qua. Riporta la vita al suo punto di vista. Salire da qui. Solo assicurarmi che
mi stesse seguendo. Sì, ma non piangere. Ecco. Guarda che bisogna rompere. Riportala in vita, confondici entrambi in morte. Oh, e dai. Guarda te sto figlio di puttana. L'amore è un dio onnipotente per chi vive sulla terra. Volevo solo assicurarmi che mi stessi seguendo. Canterò della vostra crudeltà a rocce e montagne. Mortali e bestie selvagge si quietano con la mia musica. Dai nel mondo sotterraneo. Minchia, devo fare, che cazzo non mi ricordo. Potrebbe non salvarti. Il morso di un serpente ti rapita, mia madre. Avanza in silenzio, figlia mia. Ci siamo quasi. Riportala in vita. Ok, non ci sono. Chiamo. L'amore è un dio onnipotente per chi vive sulla terra. Il vostro immacolato padre ora vi assolve da tutti i vostri peccati. Può davvero assolvere i peccati senza confessione? Un vescovo mente? Promettimi che proteggerai Francesco. Che proteggerai Francesco. Che proteggerai Francesco. Proteggerò tuo fratello come fosse il mio. Volevo solo assicurarmi che... Fammi vedere Euridice. Orfeo, poeta musicista greco che non riuscì a salvare il suo amore dall'oltretomba, condannato per averci cercato di impedire la volontà divina. Assolvi, dai. Facciamo questa assoluzione. Cazzo di volte che... Ma vaffanculo. No, cazzo, me l'ha dimezzato sto stronzo. Oh, vaffanculo. Ma va a cagare, vai. 630. L'Eliseo è meraviglioso.
Ok, continuo. Non mi sto male. Anime dei dannati. Il fiume di Acheronte. Guarda chi c'è. Vieni, vieni. Mara. Non mi sto male. Zio, arrivo a farti il culo. Non mi prima la cosa di tutto che serve. Non mi fai paura, muoffa. Ora sì! Quella testa di merda, Caronte!
Soka. Si vola. Yes. Ora si sale. Dai che crolla tutto, dai che crolla tutto, dai che crolla tutto, cazzo. Facca. Boia. Sali, 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 cazzo. Guarda, cazzo, sali. Dai, corri, 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 corri. No! Porca troia! Affanculo, cadere come un idiota. Culo. Yes. Okay. Salva chi viene da Caronte. Ok. Limbo, Virgilio. Dopo il limbo sta Vireminosse, giudice dei dannati. E per coloro che restano nel limbo, altri ali cerchi sotto sono sentenziati. Ok, rifiuto. Ora mi domando come questo gioco abbia fatto uscire qui da noi, dopo tutte le lamentele appresso a Bayonetta, tutta questa roba qua, mi meraviglia sapere che tanto Inferno che è uscito in Italia. Non censurato tra l'altro, ti tengo a ribadire questo. Qua sicuro c'è.
qualcosa. Tesoro. Ok. So, fantastico. Infelici infanti, non furono battezzati. L'unica porta alla vera fede mai fu mostrata a quest'anime neonate. Il limbo non ha pietà di questi pargoli. Mi spiace per loro. Vediamo un po' se ci abbiamo fatto da aumentare 1500 anime. Oh sì, allora aereo maligno, quindi tieni premuto X per scattare rapidamente prima indietro e poi avanti con la tecla Y. Così facciamo così, ma questo è tutto due. Io direi arriviamo all'altro punto di salvataggio e ci salutiamo, insomma, dopo live da un'oretta, se tu vuoi. Questa live sia stata un pochino afflitta da qualche problema tecnico, come appunto il bug di prima. Fantastico. Elettra, uccise la madre per vendicare l'ingiusta morte del padre, scontra la sua condanna provando di persona a dire di Dio. Assolvi, dai. Assolviamoli tutte queste piccole anime, questi poveri anceli. Ah! Palle quando non le prendo. Se va proprio volta comincia a presentare indietro. Thank you.
Condannando le varie anime, fantastico. Io stavo invece camminando contro un muro. Gola! Va bene. Un po' di anime da raccogliere. Zio Virgilio qui, che ci indica. In questo luogo stanno anime pagane e onorati nomi che ancora risuonano nella vita sopra. Anche senza paradiso, vivono distinti dal modo degli altri. Assolutamente. Ok. Soria! Saladino, il curdo leggendario che reclamò la città santa, a cui anche il coraggioso Cuor di Leone non riuscì a strapparla. Le forze di Saladino sono in fuga. Dante, mi senti? Abbiamo la città. Salva, ok. Sabotaggio di pagani virtuosi. Era! Tieni premuto RB. Gola! Bellerrimo, peccato duri quanto uno scalacco, 4-5 ore non di più. Ciao Roberto, ma beh, giocandolo magari un po' più, diciamo, tranquillamente, anche 7-8 ore si fa. Certo, se vai spedito in 4-5 ore lo finisci, un po' come Agony's Ward. Però comunque bello, sì, cioè, praticamente identico a God of War. Anche se comunque c'ha qualche trovata interessante. Dimmi dove trovarla! Però fossero tutti così i giochi e comunque fossero fatti così bene. Fiuto solo un traditore, un goloso, un omicida. Fiuta ancora! Come ti permetti di replicare al giudice dei morti? Hai ingannato già una volta la morte! La tua fede si è perduta! Sì.
uccisi a centinaia. Affanculo, ragazzi. Pensavi che una crociata ti valesse il perdono? La salvezza non è alla tua portata! Fanculo. Ma che gare! Sto morendo. Io fiuto i tuoi peccati! E cazzo fiuti! Conosco bene i tuoi tradimenti! No! Non ci posso credere! Vai cazzo, vai, mena! Ho perso un botto di energia. Cavolo. No, sono morto, vaffanculo. Cazzo. Vaffanculo. Fallo. Dai, ma guarda cazzo. Fammi camminare almeno, posso fare. Pensavi che una crociata ti valesse il perdono. Dai, che palle che si incassa nello scenario. Ma che cazzo di coglione. Lasciati, ti giudichi. Devi giudicare, coglione. Vabbè. La tua viaggia non si merà. Dove ti sei cacciato? Provo, tra un po' avrò un bel mal di testa. Quindi. Ah sì, quello è proprio una scusa.
là. Che cazzo. Così mi dai un po' di energia a fanculo. No, puttana troia. Wow, per sbagliare. Ok. No, che coglioni, mi sono andato proprio addosso. Fanculo. Che sega cazzo! Hai schivalo porco Giuda, no? Vaffanculo, che palle! Giudice, hai trovato una nuova reliquia, coda di Minosse. Perfetto. Allora, mi pare che poi incantamento ancora abbiamo questo come reliquie, equipaggio reliquie. Allora, livello santità 3, richiesto per equipaggiare, assolve la versione tematica, garantisce punti esperienza aggiuntivi. Queste reliquie sono equipaggiabile, però questa sì e anche questa no. Va bene, sti cazzi. Ok. Allora. Posso. Ok. Direi che possiamo salvare e salutarci per rivederci dopo, chissà, magari con un'altra live. Io intanto, amici di Pushbutton, vi ringrazio per essere stati in compagnia nonostante gli inconvenienti tecnici dovuti a bug vari e a scaricamento del controller. E quindi, di nuovo, grazie. Se non avete lasciato un like alla pagina, fatelo, così ci aiutate a crescere. E ci si vede alla prossima. Ciao ragazzi, bella.